Siamo sempre a ISPO, in questo caso stand La Sportiva, sono con Arianna, Product Manager La Sportiva, che ci presenterà le novità trail running per il 2024. Allora, per la stagione Summer 24 abbiamo tre grandi novità: Prodigio, Levante e un rinnovo di Bushido che compirà 10 anni nella nostra collezione. Partendo da Prodigio, è la nostra calzatura destinata alle ultradistanze, quindi grazie alla schiuma X-Flow riusciamo ad avere un intersuolo estremamente ammortizzante ma che garantisce anche una grande reattività e anche una grande leggerezza. Parliamo infatti di un peso di 270 grammi per la taglia campionario per quanto riguarda l'uomo e 230 grammi invece per il modello da donna. È appunto un modello pensato e studiato in ogni dettaglio per essere adatto alle ultradistanze, quindi parliamo di chilometri, chilometri e ore di corsa. Vi è innanzitutto una costruzione con un progressive rocker, quindi vediamo appunto la forma della calzatura, come si è costruita per creare una transizione molto più fluida e una rullata del piede molto molto più naturale con un buono sprint. Tomaia in mesh sintetico per essere molto traspirante e confortevole, rinforzi con un film appunto nelle parti più esposte. Caratteristica che va a dare un più a Prodigio è il fatto che abbia una costruzione interna e del tallone che fa sì che il piede sia ben avvolto e ben bloccato all'interno della calzatura e quindi permetta di evitare lo scivolare in avanti durante la corsa in discesa o nei passaggi più tecnici. La costruzione interna nella parte mediale appunto del piede si chiama Wrapping System ed è una costruzione che va sostanzialmente ad avvolgere la parte mediale appunto ed evita appunto che si scivoli avanti. Prossima, Levante. Levante, un prodotto unico nella nostra collezione, infatti è un modello unicamente dedicato alle runner femminili e esisterà solo appunto dedicato alle runner. Nasce dalla strettissima collaborazione con le nostre atlete. Anche in questo caso troviamo la schiuma X-Flow che abbiamo visto anche su Prodigio, che garantisce quindi una grandissima ammortizzazione, una grande reattività ma anche molta leggerezza. In questo caso parliamo di un modello che pesa 210 grammi, quindi molto molto leggero. Necessità per le nostre atlete era il fatto che fosse dovesse essere una calzatura molto agile, molto leggera e flessibile, infatti vediamo come la suola abbia questi flex grooves che vanno a conferire ulteriore flessibilità al prodotto, permettendo quindi una spinta molto agile e veloce. In questo caso abbiamo un trail rocker che quindi va a supportare e agevolare quello che è il naturale appoggio tallone appunto punta. In questo caso abbiamo la nostra mescola più grippante, quella che troviamo sui nostri prodotti più legati alla performance, quindi Friction White. Abbiamo un upper sempre sintetico con una ghetta in knit che va non solo ad evitarci che entri sporco e detriti all'interno della calzatura, ma che ha anche la possibilità di racchiudere i lacci e quindi evitare che si slaccino durante la corsa. È un prodotto nato per le lunghe distanze, lunghe lunghissime distanze, molto molto apprezzato dalle nostre atlete, visto che l'hanno scelto nel dettaglio e è già stato appunto il prodotto che molti utilizzeranno anche per le prossime gare. E infine dicevamo le Bushido 3. Bushido 3, che in collezione compie 10 anni, è un prodotto iconico all'interno della nostra linea. Abbiamo mantenuto lo stesso feeling sia estetico sia a livello di tecnicità e aspetti molto apprezzati del prodotto. È sempre stato apprezzato per essere una calzatura molto stabile, molto grippante, molto reattiva. Quindi appunto a livello estetico manteniamo l'esoscheletro esterno alleggerito, quindi ha aumentato ulteriormente la traspirabilità. Per quanto riguarda la suola sono stati implementati i tasselli, quindi vi è ancora maggiore grip e appunto stabilità. E uscirà anche con una calzata leggermente più alta, quindi con un'opzione wide rispetto alla calzata tradizionale, pur rimanendo una calzata aderente, ben avvolgente, che è uno degli aspetti più apprezzati del modello. Prezzo all'uscita delle tre? Allora, su Prodigio abbiamo un retail price di 160 euro, 170 su Levante e 175 per Bushido 3. Perfetto, prossimo video passiamo al trekking.